per raccontarvi una cosa semplice. C'era una volta un mondo, lontano tante miglia di qua, dove c'era un popolo felice, dove c'era un popolo, anche se sotto un sistema di dittature religiose, chiamiamole così, però c'era un popolo che viveva, un popolo di grande artigianato, un popolo con una cultura propria, delle civiltà di grande qualità, di grande artigianato, di grande saggezza della vita. Le conquiste, quando sono arrivate, le scoperte, conquiste e tutto, hanno fatto perdere le tracce di una cosa che era realmente eccezionale, come cultura. La fiaba in fondo diceva, c'era una volta un paese dove il sole dominava, dove la luce dominava, dove c'erano gli uomini che vivevano serenamente, no? E un giorno questo uomo non è potuto più vivere questo tipo di vita. Raccontarvi la seconda parte della storia. Allora, un giorno, dal mare, attraversando i grandi oceani, arrivò Colombo. Arrivò Colombo quasi per un sbaglio. E io mi sono fermato anche come lui a guardare questi indios. Però questi indios sono stati generosi, mi portano della frutta, mi portano dei omaggi. Però io mi sono messo la mano alla spada, cioè io volevo pretendere alcune cose, alcune rivendicazioni che erano dietro di me, cioè io Colombo che vengo dall'Europa, però allo stesso tempo ho portato dei uomini, ho portato la croce, no? Un nuovo simbolo, la cristianizzazione di qualunque popolo venisse di fronte. Però l'indio è stato generoso, mi ha offerto sempre la sua frutta. In cambio io gli ho regalato i cannoni, questi cannoni che spararono, ammazzarono tanta gente. Poi ho portato altre cose, come bianco, che erano i cavalli, e con i cavalli ho portato la morte, ho portato la distruzione. Non solo quello, anzi, ho capito che questi popoli erano pieni di cose bellissime, fatte in oro, fatte in argento, delle grandi costruzioni. Io ho detto, perché non avere quell'oro? Perché non avere quell'argento? Perché non consumare anche questi tempi? E li ho consumati, no? Lasciando solamente distruzione, morte. Questa non è una storia a lieto fine. Di solito il principe salva la principessa. Adesso Colombo ha ucciso il principe, ha ucciso la principessa.
La mia pittura è un figurativo simbolico. Sono un uomo latinoamericano di origine cileno, di origine ispanico, anche slavo, per quanto c'è una combinazione di razze. Però ho avuto sempre un grande amore per quello che è la razza originaria nostra, cioè questa razza che è stata sempre malmenata storicamente, socialmente, economicamente. Grandi centri di grande cultura. E allora io ho voluto dire perché io che sento profondamente questa terra, che la sento profondamente il suo colore, ho detto ma io vorrei partecipare a qualcosa di storico, almeno di dare a conoscere la cultura del mio popolo, della mia terra. Il mio popolo non è solo il cileno, il mio popolo è tutto quello di lingua ispanica che prende del Messico in giù, no? E questi uomini non hanno bisogno di essere conosciuti nel lato economico, politico e così via. Hanno bisogno di essere conosciuti come uomini che hanno una cultura. Attraverso la mia pittura, sono parecchi anni che lo sto facendo, voglio dare a conoscere, vero? I miei sentimenti verso un popolo. Se ho l'occasione di fare leggende, tradizioni della nostra terra, li faccio perché è un modo di comunicare. La pittura mia è comunicazione. Non avrei mai fatto, ad esempio, un'arte prettamente commerciale, non mi interessa. No, non mi interessa. Perché? Perché io dico che ci sono nazioni, culture, razze, popoli che hanno bisogno non di una commercializzazione, sino che una valorizzazione della loro cultura. Allora, per quello che dipingo, questi uomini che nascono così di un passato lontanissimo, talmente lontano che si perde nel tempo, tempi barbarici che ancora non c'erano le grandi civiltà. Allora, alcune tribù, per poter conservare le specie e per una situazione di casta sociale, no? Il grande signore, che erano, in quell'epoca erano sacerdoti, aveva tante concubine. La concubina che dava il primogenito diventava moglie eletta, no? Il bambino poi veniva curato, profumato, le lavande, i bagni, no? Veniva coccolato praticamente da queste concubine, no? All'età di 9 anni era proprio l'iniziazione e allora si aprirà il setto nasale, introdurranno un osso all'interno a un legno, faranno un naso prominente e questa sarà la successione, un simbolo regale. Un simbolo di un uomo che uno deve venerare. E questo lo uso nel mio popolo, vedi, già un simbolo di che il mio popolo ha bisogno di essere valorizzato, valutato. Thank you.
mi sono proposto alcuni problemi, soprattutto la luce. Cioè, l'uomo nella Terra o io mi metto in una dimensione X. Questa dimensione è quella che vado cercando. Non so, morirò e magari non la troverò mai. Però per il momento la sto cercando. Essenza delle cose, ci fa vedere le cose, ci permette identificare le cose. A me serve per quello, per identificare le cose. E nel mondo grigio in cui viviamo oggi, il colore dovrebbe essere la base. Io vivo nella Padana, ad esempio, dove poco sole ne abbiamo, dove c'è anche caldo, umido. Però a me il sole lo prendo anche in inverno, perché lo ho dentro. Questo sole, che è essenza della luce, mi permette a me di decifrare una serie di simbologie, no? Di vedere le cose, il bello, il brutto, sotto un aspetto materico, il colore. Allora il colore però allo stesso tempo diventa per me simbologia. Non è mai un rosso, un tramonto. Il tramonto può essere anche rosso, però in mezzo ci sono gli uomini, ci sono i paesi, e gli uomini hanno un atteggiamento, vuol dire la fine della stanchezza del giorno. Dobbiamo ricordare che per arrivare a questo colore il nostro uomo ha lavorato di sole a sole, cioè dove c'è il sole c'è il colore, perché c'è la luce. Dove c'è il rosso c'è la violenza. E allora utilizziamo diversi rossi, non uno solo. Quando noi abbiamo un verde, un azzurro e soprattutto un giallo, vogliamo dire che in quel momento, in quell'attimo, non è che il cielo sia giallo o che l'uomo sia giallo, sino che stiamo parlando di un uomo di grande purezza, come anima, come uomo. Cioè, se voi guardate anche poi nella mia pittura, molti uomini sono sotto aloni blu, aloni gialli, aloni verdi, cioè dimostrano la stessa purezza. Laddove vengono ripresentati con questi fondi rossi o arancioni intensi, vuol dire che quegli uomini stanno soffrendo una violenza. Las hojas rojas que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento. Questo quadro che ho alla mia schiena si chiama Il deserto. Allora, è un quadro che particolarmente amo. Una, perché io ne ho vissuto per tanti anni nel deserto del nord del Cile. E allora mi è rimasto sempre questa forma di immensa terra, desolata, desertica, dove ogni tanto c'è il verde, c'è un oasis, no? E mi poneva questo problema: come vive l'uomo attraverso di questo deserto immenso in un piccolo oasis, dove appena appena c'è un filo d'acqua? Allora io mi spiego subito che questo quadro, in fondo ce n'è un grosso arancione, dove rappresenta la caluria, la terra che si brucia, c'è questa grande bocca, sono le ultime palpitazioni della terra, in questo caso un deserto. Là in fondo sono i oasi che muoiono, che si bruciano, perché durano poco tempo. Ci sono alcuni alberi deboli e allora l'uomo è costretto ad emigrare in diversi posti, no? In un primo piano vediamo dei uomini che vanno,
con tutte le sue cose. Quella che porta la giara con l'acqua è la prima, perché lei dovrà dissetare a tutti quelli della compagnia fino a non trovare un altro oasis, no? E allora se camminerà il deserto molto lungo, delle volte ci vanno 100 chilometri, delle vanno 70 chilometri per trovare un posto dove ci sia un po' di acqua, perché non, la gente non fa i pozzi, è difficile, no? Però dico, la terra muore, sta morendo nel deserto continuamente, per un filo d'acqua esce di questa bocca dando origine a un nuovo oasis, cioè vuol dire speranza. Parto da un primo concetto, non ho mai disegnato niente su una tela, cioè una grossa idea, cioè io voglio esprimere un pezzetto molto piccolo, piccolo di quello che io vedo. Allora per quanto il pezzettino che io prendo, a fianco c'è una continuità, una continuazione. Cioè non credo nell'arte centralizzato. Faccio una natura morta, una bottiglia, due banane, un uovo e così via, e vedo solo quello. Non mi posso immaginare nulla fuori di quello. E una delle considerazioni che posso fare nell'uomo della mia pittura, che rappresenta soprattutto quello andino, che è l'uomo della sierra, è l'uomo che ancora è pieno delle sue tradizioni, è pieno di quella ricchezza interiore che probabilmente noi in un certo senso l'abbiamo perso. È uno dei primi sensi che noi abbiamo perso, è quello della famiglia, quella che hanno loro. La famiglia è un gruppo di uomini che camminano insieme, però che gran parte di questa famiglia prende atto dei vecchi, cioè la tradizione degli avi. Loro sono quelli che raccontano le cose, sono quelli che insegnano i trucchi, no? Della vita, la semina e le cose. Allora il vecchio in fondo è un uomo che viene considerato. Sono molto felice nella mia pittura, di che la mia è una pittura viva, cioè che si vive in laboratorio, c'è una conversazione diretta anche con i miei personaggi. La donna mi guarda, è contenta di che io l'abbia ritratto a lei e alla sua famiglia, è contenta, potrebbe essere paurosa, no? Lui non è che indifferente, lui sta guardando molto lontano, c'è un punto fisso. Non so dove vuole arrivare, però ci arriveranno, perché poi in fondo davanti a quel dubbio che può avere lui c'è sempre l'anziano. Negli ultimi anni ne abbiamo sentito parlare tanto di foreste, foreste amazzoniche, foreste che bruciano, foreste che l'uomo invade, foreste migliaia e migliaia di ettari che vanno in fiamme. A me mi è sempre piaciuta la foresta. La foresta rappresenta il senso primitivo e misterioso della vita. Noi in Latino America ne abbiamo una grandissima, enorme, il grande polmone del mondo, no? La foresta vive di giorno, vive di notte, vive di tramonti. Di notte ci sono degli uccelli, degli animali che mangiano altri uccelli, però sempre in modo naturale, perché è la regola della vita. Nel giorno ci vivono altri che salgono sugli alberi, perché lì sono sicuri di non essere disturbati, cacciati e così via. Nel tramonto nascono altri che preparano agguati verso altri animali e così via. Cioè la vita è della foresta, è un ecosistema perfetto. Quando io lo faccio le foreste, voglio che sia un messaggio che esiste la bellezza della terra, a parte di quello che ci serve, come ossigeno, come tu vuoi, no? Però la prima cosa è l'osservazione della natura,
è il valore che si può dare. E l'uomo primitivo è l'unico che dà un esatto valore alla natura. Coglierà quello che gli serve, raccoglierà quello che serve, distruggerà quel po' che gli serve, perché poi sa che la natura torna di nuovo a rigenerarlo. Le montagne rappresentano le cumbre alte delle Andes, rappresentano anche il mondo del conosciuto e il mondo del sconosciuto. Però nel frastagliarsi le montagne formano le figure umane. E noi, quando noi andiamo in Cile, quando andiamo in alcune nazioni, no? Vediamo che normalmente parte del popolo chiama alcuna montagna, ad esempio, il Cerro dell'Indio, vuol dire un indio addormentato, perché le sue cime formano un indio addormentato. Tutto può essere una cosa simbolica, una cosa totemica, un ramo, una patata, una pietra, può essere l'altare totemico della loro casa. Cioè, io quando parlo dell'uomo andino, dell'uomo latinoamericano, parlo con grande amore, con estremo amore, direi. Cioè, è meno deteriorato dell'uomo delle città, ad esempio. L'uomo delle città è pieno del modernismo, è pieno di cose, ha perso anche il filo della sua cultura, ne è stata innestata una nuova. Però questo uomo qua, nel suo intimo, ancora credo, pensa al sole, pensa alla luna, non come i dei, come una volta, però pensano come delle cose estremamente vitali nella loro vita. E il loro calendario regge, come dicevo prima, l'agricoltura, regge la nascita anche dei bambini, no? Allora sarà, come chiamava l'indio, vivo nella Pachamama e mai l'ho trovata. Vivo nella terra e non l'ha mai trovata.